Che facciamo vedere questa modalità? L'utente preme qui le regular procedures, vogliamo fare in modo che cambi la schermata, quindi in screen, e andiamo a creare le nuove procedure. Andiamo nei nostri pages e creiamo un nuovo Dart file. Ottimo, questo sarà un widget per il momento stateless e lo chiamiamo regular procedures screen. Andiamo a importare e qui la home screen dobbiamo andare a cambiare la pagina, cioè quando siamo qui premiamo regular procedures dobbiamo andare a cambiare la pagina. Come facciamo a aprire una nuova schermata, diciamo, nella nostra app? Vi faccio vedere la navigation. Allora, nei regular procedures, quindi, dobbiamo fare in modo di far vedere una nuova schermata. Allora, come funzionano le pagine dentro Flutter, o comunque sia dentro Android? Funzionano come uno stack, cioè io farò il push per aggiungere una nuova schermata in questo stack e farò un pop per toglierla. È una specie di lista, e una lista di tipo LIFO, last input first output. Quindi col push metteremo una nuova schermata, con il pop la andremo a togliere. Quindi quando andiamo a premere qui praticamente le procedure regolari, dobbiamo fare navigation.push e navigation.off di context. Navigator. Scusate. Ok, allora faremo il push di che cosa? Della nuova schermata, questa regular procedures. Regular procedures skin. Andiamo a vedere come l'ha importata. Perfetto, come package. E qui mi dice che non posso assegnarlo perché il push chiede un route di object. Come facciamo a risolvere questo problema? Ve lo faccio vedere subito. Qui metteremo material page route. Il builder sarà quello che ci darà la pagina, quindi in poche parole ctx context di regola procedure screen. Ora si potevano creare anche delle rotte, cioè proprio dei root path, ma i root path si creano principalmente se la nostra applicazione come destinazione finale c'è anche la parte web. Così andiamo a fare la push in questo stack delle schermate. Ora andiamo a fare un attimo un reload. Se clicco Simba, procedure regular procedures, appare il placeholder, perché su regular procedures praticamente abbiamo messo soltanto un placeholder, quindi salta fuori il placeholder. Se adesso clicco il pulsante fisico del back, lui fa una pop e infatti torna indietro. Vedete questa modale? Funziona nella stessa identica maniera. Infatti quando noi andiamo a fare la show qui, anche questa modale viene messa in questo stack. Quindi se volessimo chiuderla quando clicco le procedure, questa nuova schermata, dovrei non far nient'altro qui. La prima cosa, fare navigator.pop di context. Adesso, se io lo clicco, appare la schermata col placeholder. Se torno indietro, la modale è chiusa. Quindi devo ricliccarla. Vedete? Bene. Allora adesso andiamo a creare questa schermata. Andiamo a fare, vediamo di farla
più veloce possibile. Quindi andiamo qui. Ovviamente qui facciamo un ritorno di uno scaffold. Quindi l'app bar, creiamo un'app bar semplice semplice. Dei punti text e qui ci mettiamo regular procedures. Mettiamo la virgola. Dopodiché facciamo un body e qui facciamo un column children. Qui intanto andiamo a vedere. Quindi non l'ho salvato. Ah, non ho fatto. Eccola qui. Benissimo. Qui come procedure regolari ci mettiamo diversi bottoni. Riutilizziamo quelli della modale. Quindi ci mettiamo ad esempio un option button. Size element stretch. Vediamo un po'. Già meglio. E bath. Quindi abbiamo, diciamo, tutti i nostri bottoni messi così allineati. Ora vediamo la questione del pop. Prendiamo questo ultimo, anzi facciamo un altro bottone, dai. Qui ci mettiamo un altro bottone. Qui ci mettiamo arrow back. Back. E nel on tap vogliamo fare, ce l'abbiamo già qui la freccetta, guardate, se la clicco e torna indietro. Perché? Perché stiamo usando l'app bar, questo, e in automatico lui sente il cambiamento della schermata, quindi sa che ci sono, c'è una schermata nuova, e quindi mi mette la rollback. Se volessi farlo invece tramite un bottone, quindi aggiungiamo un nuovo bottone back, non ha molto senso, però tanto per farvi vedere, io posso fare navigator.pop di context. E a questo punto andiamo a fare refresh. Eccolo qua. Vedete? Ovviamente qui abbiamo un problema, perché se queste sono le procedure che deve fare, ad esempio in questo caso ho scelto Simba, no? Io devo passare il path di riferimento. Quindi che dovrei fare? Dovrei qui definire una variabile path, che è il nostro modello, eccolo qui, e quindi qui devo dirgli che questa schermata ha necessità del path. Ovviamente anche nell'info path glielo devo passare. Quindi qui intanto ci accertiamo che ci sia path e qui glielo passiamo. Facciamo not reload, un defined path. Ah sì, perché siamo in uno stateful widget, quindi devo fare widget.path. Siamo uno stateful widget, no, a dire il vero siamo nel procedures, non è, quindi devo passarlo anche qui path. Quindi anche qui vis.path e quindi qui devo passarglielo, ecco qua. Adesso facciamo not reload. Come vedete il path lo devo passare ad ogni widget, cioè il path selezionato devo passarlo ad ogni widget fino ad arrivare alla mia destinazione, che è questo. Quindi vedete, per ogni widget di questa sequenza devo passargli il path. Allora, per carità, si può fare, però per ogni schermata dobbiamo ripassare il path. Quindi cosa possiamo fare? Ci viene in aiuto uno state manager.